Sono Elena e lavoro all'ostello di Saronno. E noi abbiamo aperto circa un anno fa, a fine giugno del 2013, poi c'è stata l'inaugurazione a settembre e abbiamo iniziato a pieno regime la nostra attività. E a quasi un anno dall'apertura ci troviamo a fare un bilancio della situazione e devo dire che siamo soddisfatti di come è andata. In quest'anno sono passate tantissime persone, abbiamo imparato a capire le persone che hanno bisogno di un appoggio a Saronno e per lo più abbiamo visto che sono persone, lavoratori e lavoratrici, che quindi hanno bisogno di un appoggio per un periodo di tempo, quindi insegnanti supplenti, operai, lavoratori che insomma sono qua anche da diverso tempo. E è particolare perché si crea un po' un ambiente molto familiare, dato che sono persone che stanno con noi per mesi e mesi. In ostello poi c'è a disposizione una cucina e quindi questo insomma fa sì che sia quasi una sorta di seconda casa con loro e quindi alla sera è piacevole passare il tempo insieme, mangiando, guardando un film. Poi oltre ai lavoratori abbiamo avuto anche persone straniere, quindi qua di passaggio per vacanza, quindi per visitare Milano, Como e Varese, un po' da tutto il mondo in realtà, quindi dal Nord Europa, dall'America, dall'Australia, e anche questo è un bel aspetto, quindi potersi confrontare con persone straniere di tutto il mondo. E poi un'altra utenza importante è in collaborazione con il Comune, le società sportive oppure culturali, le persone che vengono da Challan, il paese gemellato con Saronno, quindi proprio la prossima settimana verrà un grosso numero di persone proprio da Challan per lo scambio, per il gemellaggio. I turisti che vengono qua ci chiedono cosa c'è di interessante sul territorio, quindi ben volentieri li indirizziamo in tutti i musei e nei luoghi di interesse della città di Saronno. Sono molto interessati, quindi visitano volentieri il santuario, hanno partecipato a diverse iniziative sul territorio, come i concerti all'interno del santuario, oppure le feste che ci sono state, i festival musicali con lo spazio anteprima, oppure anche il Parco Lura che ci ha fornito delle mappe e devo dire che sono molto soddisfatti anche quando passeggiano per il centro e visitano la città. William è un ospite presente in ostello da diverso tempo e volevo chiedergli da quanto tempo è qua in ostello. Sono ormai 6 mesi, ahimè. E come mai sei venuto qua in ostello, William? Ma praticamente di lavoro, arrivavo dall'estero, c'era disponibile qua, che c'era la fiera del mobile e quant'altro e sono rimasto qui. Ok, e come ti stai trovando? Insomma, 6 mesi in ostello non sono pochi. No, vabbè, insomma, non male, gente piacevole, voi appunto siete piacevoli, ci sta bene, insomma, via. Ok, e cosa fa sì che tu rimanga in ostello e non preferisci magari appoggiarti ad altre strutture? Ma ha un buon rapporto qualità-prezzo, poi appunto, ripeto, l'ambiente è molto familiare, quindi ci sta bene. Insomma, dormire per dormire, si sta in compagnia ed è piacevole, è meglio stare qua. Da dove vieni? Sono cinese, io sono venuta da Hong Kong. Mi è arrivata in ostello un paio di settimane fa, volevo sapere come mai sei venuta in ostello a Saronno? Perché qui è vicino a Milano e poi qua è molto tranquilla e gli ospiti qui sono molto carini, quindi mi trovo molto bene a Saronno qui. Per quanto tempo pensi di rimanere qui? Questo davvero io non ho deciso ancora perché dipende anche dal lavoro, però se è possibile vorrei rimanere anche un paio di mesi perché davvero mi piace molto questo ostello, è veramente come una famiglia e una casa. Ogni primo sabato del mese in ostello a Saronno organizziamo la giornata del baratto, una giornata in cui le persone possono portare vestiti, libri, DVD, accessori, tutto quello che vogliono e che non usano più, ma che sono disposti a darlo ad altre persone e a scambiare le cose che non servono più e prenderne altre che invece ritengono necessarie. E oggi è la quarta giornata che organizziamo qui in ostello.
Siamo nella sala dove si svolge tutti i mesi il baratto, le persone vengono qua, ci portano gli oggetti che vogliono lasciare e noi gli diamo un punteggio da 1 a 3. La somma darà il credito che gli permetterà di prendere altri oggetti e portarli a casa. Luca è venuto in ostello per la giornata del baratto. Come hai saputo di questa iniziativa, Luca? Tramite il sito del Comune di Saronno. C'era un manifesto che pubblicizzava un mesetto fa questa iniziativa e non ero venuto. Ho deciso invece questa volta di venire a vedere come funziona. E cosa hai portato? Attrezzatura sportiva da ciclista, e scarpe da ciclista e da calcetto, pinne per il nuoto, caschetti, e anche dei vestiti, protezione per la pioggia, e forse un gioco per bambini, qualche gioco per bambini, basta. E hai trovato qualcosa da portare via? Sì, ho trovato giochi per bambini, giochi per adulti, anche cose per me e anche cose per i nipoti, sì, ho trovato cose utili. E ti è piaciuta come iniziativa? Pensi che ritornerà il prossimo mese? Assolutamente sì, è una bella iniziativa, deve continuare, deve espandersi, perché sappiamo tutti che viviamo in un mondo pieno di cose inutili, e quindi queste cose inutili è uno spreco che non fa bene a una società civile, ecco. Anche Andrea è venuto in ostello per la giornata del baratto. Andrea, la prima volta che vieni? No, sono già stato un'altra volta e mi è piaciuta come esperienza, come situazione, allora ho deciso di tornare ancora. Però ho portato più cose. Cosa hai portato? Allora, ho portato un bruciatore per incensi etnico di pietra e dei giochi per bambini di cui non avevo bisogno a casa mia, allora ho detto li porto qua in modo che magari qualcuno ne potrà aver bisogno, una penna che io non utilizzo però è un oggetto di valore in realtà, e magari proprio perché è di valore non lo utilizzo, quindi ho detto sicuramente qualcuno lo troverà interessante. Hai già visto qualcosa da prendere in cambio? Ma ho trovato presso due pinne da sub che sono della mia misura e quindi le ho già puntate. E quello è il mio primo obiettivo. Poi adesso vedremo, guarderò in giro e sicuramente troverò qualcosa di interessante. La signora Marisa è in ostello per la giornata del baratto. È la prima volta che viene? No, sono venuta già precedentemente, dalla prima volta che avete iniziato. È un'affezionata del baratto? Sì. E le piace come iniziativa quella del baratto? Sì, mi piace molto. Penso che sia utile anche per conoscersi, per scambiare un'idea, perché può capitare di trovare delle persone che magari uno conosce di vista, no? Così e magari scambia due parole, è un modo di socializzare anche questo. E cosa ha portato qui? Oggi ho portato della bigiotteria, perché io ogni tanto faccio dei mercatini, quindi ho un sacco di cose e così ho pensato che almeno le volte precedenti che sono stata qui ho notato che non ce n'era di bigiotteria. E allora ho pensato anche perché le ragazzine amano queste cose, no? Per cui saranno contente, penso.
E ha già trovato qualcosa che può portare a casa? No, non ancora. Non ancora, spero di trovare qualcosa perché sto accumulando un sacco di, chiamiamoli punti. Ecco, quindi spero di trovare qualcosa oggi. Clarissa e Beatrice fanno parte degli organizzatori della giornata del baratto. Clarissa, com'è nata questa idea? Allora, l'idea è nata grazie all'Informa Giovani di Saronno, da cui è arrivata la proposta. Ormai a luglio dell'anno scorso ci è stata fatta la proposta dopo il campus di lavoro estivo e è stata chiesta dei ragazzi chi volesse partecipare a questa iniziativa. A noi è sembrata un'iniziativa molto interessante, quindi abbiamo deciso di aderire. E Beatrice, come sta andando arrivati alla quarta giornata del baratto? Ma arrivati alla quarta giornata ci siamo un po' migliorati mano a mano e no, niente, è una bella occasione per diciamo far dare una nuova vita ad alcuni oggetti che magari noi non usiamo più in casa e che ad altri possono essere utili. Anche Gianna ed Elena stanno partecipando alla giornata del baratto e volevo chiedere a Gianna quali sono gli oggetti che ha visto che vanno per la maggiore. Allora, abbiamo una grandissima quantità di vestiti, soprattutto vestiti per bambini e vestiti invernali e poi oltre ai giochi, anche questi per bambini ma anche alcuni per adulti, soprattutto dei libri, gli Harmony vanno per la maggioranza e anche cassette, videocassette probabilmente perché la gente non le usa più, però vengono anche prese da molte altre persone, quindi sempre utili per qualcun altro. E invece volevo sapere, Elena, secondo te è un'iniziativa che può piacere ai giovani, interessante da proporre? Sì, secondo me sì, anche perché spesso i giovani hanno i genitori che gli dicono metti a posto la tua stanza, metti in ordine, eccetera, quindi questo è un posto dove puoi portare tutto quello che è sempre in giro perché sai che non usi e quindi puoi portarlo qua e dargli una nuova vita, far sì che sia utile per qualcun altro e invece non lasciarlo in giro a fare disordine, diciamo.